Nicola, visto che l'hai citato, te la voglio fare. Ma non pensi che stia un po' esagerando adesso con questo corteggiamento un po' a tratti invadente nei confronti di Manila? Secondo me non è invadente, cioè ha il coraggio di osare e guarda che per lui è una grandissima vittoria. A me ha colpito la frase che lui ha detto, credo proprio la settimana scorsa, quando con Miriana gli ha detto che bello da lucido vivere queste emozioni. Sì. Cioè, Miriana vivere intendevo, quella non Manila. l'adrenalina Io quando lui ormai ti sta oggi racconta conosco i nomi. Sì, intendevo Miriana, non quando ti Manila. racconta sì, quando ti racconta che sente il cuore che batte più forte, che sente qualcosa nello stomaco, nella pancia. Insomma, Giulia, tu l'hai provate queste emozioni dentro la casa, no? Lo Certo che le ho sai, è qualcosa provate. di travolgente. Sì, no, ma io ne so Lui qualcosa. ha il Però coraggio di aspetta, Adri, manifestarsi. mi ha fatto molto strano perché la settimana prima in realtà lui disse a me piace Soleil. Poi da una settimana all'altra c'è stata la clip con Miriana e da lì è stato, insomma, è partito un corteggiamento a livello avanzato, a livello pro. Però dai, non siamo nessuno per giudicare, anzi, io sono una promotrice delle coppie nate al GF. No, ma invece Giulia, noi siamo tutti per giudicare, abbiamo un opinionista e noi due, se non giudichiamo noi, Vabbè, dai, amore. dobbiamo Ma far finta di sono essere se... neutrali, dobbiamo No, essere è vero, presidenziali, lo sai, presidenziali, Gaia. presidenziali. Sai che c'è? Allora, che Sofì ha questa bellezza travolgente, quindi è ovvio che ti abbaglia, no? All'inizio, però secondo me ha capito da subito che insomma non c'era trippa per gatti, no? Diciamo le cose come stanno. Allora si è un po' guardato attorno e secondo me ha scoperto, perché magari distrattamente non l'aveva osservata o comunque non l'aveva presa in considerazione, e poi ha, secondo me, osservato Miriana. E quando si sono incontrati gli sguardi, qualcosa di magico è scattato, secondo me. Ma Sono ok, quindi tu vedi bene romana anche questa coppia. Adriana. Ti sento molto Ma secondo romantica me su sono questa due posizioni coppia. No, diverse. Magari io sbaglierò, però per Miriana no. credo che sia la presa di coscienza, la consapevolezza di essere pronta ancora a mettersi in gioco. Perché lei, secondo me, negli ultimi anni si è chiusa come un riccio, no? Si è concentrata solo sul figlio e riscopre anche questa sua femminilità o comunque scopre di piacere. Certo. Poi non è detto che lui sarà l'uomo della sua vita, però No, in questo no, momento è ovvio. un fiore che sboccia. E invece Nicola, Comunque. idem, anche per lui si è reso conto, insomma, che magari può provare delle emozioni che prima non era sedato, capisci? No, questo è vero. Quindi sì. No, volevo leggere questo tweet perché mi ha fatto troppo ridere su Twitter. Sì, anche Ho a letto: me. se Nicola sente qualcosa nello stomaco, sarà il dente della Cipriani. Hai ragione, Valeria.